Marco Gazzotti, allenatore del Trentino Rosa, è una nuova avventura questa 2 con maggiore consapevolezza rispetto all'anno scorso. Beh, sicuramente, nel senso che la stagione dell'anno scorso noi non vogliamo assolutamente dimenticarcela e metterla nel dimenticatoio. Però è anche vero che ogni stagione poi si azzera tutto e si riparte da capo e so che tutti ci aspettano memory della stagione passata, quindi si aspettano ovviamente tanto da noi. Noi sappiamo che è complicato perché confermarsi o addirittura migliorarsi è sempre molto difficile, però partiamo con questo obiettivo, cioè ogni inizio di stagione c'è sempre la carica e l'entusiasmo giusto per iniziare una nuova stagione, quindi questo è quello che ci deve caratterizzare ed è quello su cui dobbiamo comunque cominciare a lavorare fin da subito. Sono stati parecchi cambiamenti nella rosa, anche se avete cercato di mantenere l'ossatura. Cosa cambia dal delta dell'anno scorso a quello di quest'anno? Beh, cambierà molto, perché le caratteristiche delle giocatrici che se ne sono andate e quelle che sono arrivate ovviamente sono differenti e diverse. Noi dovremo modificare anche il nostro tipo di gioco, perché le caratteristiche, ripeto, delle giocatrici sono diverse, quindi sicuramente qualche cosa cambierà. Avremo il problema all'inizio della stagione di Giada, che magari avrà bisogno di un po' più di tempo per ritornare sui suoi livelli abituali di rendimento, quindi quella è ovviamente una situazione su cui dovremo lavorare, siamo partiti abbastanza presto apposta anche per questo motivo, perché essendo un gruppo quasi tutto nuovo avremo bisogno di più tempo per amalgamare il gruppo, per aggiustare qualche dinamica di gioco e qualche meccanismo di squadra che insomma ha bisogno di più tempo, visto che ci sono giocatrici nuove ma anche una rosa forse un po' più lunga, no, rispetto all'anno scorso. Nel senso che numericamente siamo come l'anno scorso, anzi siamo una in meno. Diciamo che quest'anno la panchina ha avuto una ventata di gioventù maggiore, perché la società ha optato come politica di rinnovamento anche quella di inserire atlete giovani e trentine, quindi questo è anche un motivo di soddisfazione e di vanto per la società, il fatto di avere delle giocatrici, delle ragazze giovani del territorio. Ovvio che alcune sono anche scommesse, alcune sono situazioni in cui dovremo lavorare da subito per inserirle e per integrarle nel meccanismo della squadra in un livello che forse al momento è un po' una scommessa anche per loro, quindi vedremo quello che riusciremo a fare. Le avversarie più accreditate secondo te, o almeno quelle che potrebbero puntare alla promozione? Beh, allora Forlì e Monza sono decisamente più forti di tutti, hanno nel loro organico giocatrici che hanno giocato in Serie A, in Nazionale anche maggiore, quindi loro secondo me partono in prima fila davanti a tutti. Monza è anche vero che sono anni che parte in prima fila davanti a tutti sempre, poi il campo, voglio dire, cioè, è quello che poi deve confermare, ecco, questa volontà. Forlì ha fatto un super squadrone e queste due squadre secondo me sono decisamente avanti a tutte. E poi c'è una serie di squadre tra cui Soverato, Aversa, Filottrano, che anche loro hanno cambiato praticamente tutta la squadra, e magari inserisco anche il nostro gruppo, che sono squadre che secondo me sono competitive, cioè l'organico è fatto, la rosa è fatta da giocatrici di assoluto livello, però poi lì bisogna vedere quanto il campo poi confermerà queste previsioni. Anche l'anno scorso c'erano delle squadre che erano decisamente più accreditate di noi, alla fine poi magari non siamo riusciti a fare meglio, per cui dietro a queste due qua ci sono queste quattro squadre che secondo me sono tutte un po' alla pari, e quindi chi sarà più bravo a mettere in campo qualità secondo me avrà la meglio. Poi c'è un paio di squadre secondo me sorpresa, tipo Pesaro, tipo Chieri, che potrebbero fare quello che abbiamo fatto noi l'anno scorso, perché sono neopromosse, hanno mantenuto gran parte dell'organico, per cui sono squadre abbastanza difficili da affrontare.